Oh, bentornati dal Pellicano su un nuovo episodio di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, ma con il doppiaggio in italiano. E quest'oggi ci tocca l'ultima sfida, l'ultima grande battaglia di Dragon Ball GT. E vai, non vedo l'ora, vai, iniziamo subito. Carrot, scusami se ti ho fatto aspettare. Già, però ne è valsa la pena. È successo di nuovo, come al nonno? Eh? Guarda, Trunks, ha funzionato! Papà è diventato Super Saiyan di quarto livello! Wow, quanto sei diventato carino, tesoro! Sei addirittura meglio di Goku, sai? Ehi, non dire sciocchezze, Goku è molto più affascinante del tuo spilungone. Fai attenzione a come parli, Kiki! Come hai osato paragonarlo a Goku? Basta, calmatevi adesso! La verità è che sono io il più bello di tutti, dico bene? Invece non dici bene per niente! Ma perché non sono bello? Basta, sta zitto! No! Ora invece di uno dovrò sbarazzarmi di due buoni a nulla. La vera battaglia comincia adesso, Goku. Sinché non sarei così spavaldo, amico mio. Quello è un osso duro. Sono riuscito a malapena a tenerlo a bada. Iniziamo. Ah, con Gogeta Super Saiyan 4 mo' mi diverto, eh. È pazzesco, ti avrà gigantesco. Vieni. No, ha vinto lui, maledetto. Che illuso, io non mi fermo davanti a niente, figuriamoci davanti a un pivello come te. Mi hai proprio stato. Il prossimo sarai tu, Goku, preparati. Che cosa hai detto? Io basta avanza! Che cosa? Bam! Voltati! Vai! Vieni qui, vieni qui. Mi aspettavo qualcosa di meglio da te. Ma chi ti credi di essere? Non osare mai più rivolgerti a me con quel tono, è chiaro? Ti consiglio di combattere, Pell. E finisci questo che... Cosa vorresti? Avrai una sorpresa. Ti è giunta la sorpresa? Ne ho davvero abbastanza! Sono il numero uno, capito? Io sono il principe dei Saiyan! Non me la fa... Se credi di potermi battere, ti sbagli. Vuoi muoverti? Non ho tutta la giornata a disposizione per te. Cosa ne pensate? Sono o non sono molto più forte di quanto abbiate immaginato? Allora, sei pronto? Ma che domanda! Credevo che tu avessi capito, cara. Di che cosa parli? Che in questo stato non abbiamo nessuna speranza di batterlo, nemmeno. Sì, forse hai ragione, ma qualcosa dovremo pur fare, no? Forza, prepara, faremo la fusione. In questo modo ci sbarazzeremo di quel mostro. Su, sbrigati, cominciamo, caro. Ottima idea, Vegeta. L'amoroso colpo di scena. Vegeta e Goku si preparano per la fusione. I due Super Saiyan di quarto livello stanno per unirsi e dare vita a un nuovo potentissimo guerriero. Dai, però. Bene, fanno la fusione. Fantastico! Papà e Vegeta si uniranno, chissà che bomba verrà fuori. Non fatevi troppe illusioni, scegliere. Pensate che aspetti i vostri comodi. Cerca di decidere in fretta, caro. Lo facciamo o no questo tentativo? Non abbiamo molto tempo. Insomma, che hai da ridere? Niente, scusa Vegeta. Mi sembra così strano che tu mi chieda di fare la fusione. Non era mai successo. Sei proprio cambiato. Ma che altro? Non sai quanto mi rendi felice, Vegeta. Finalmente. Cosa? E tu chi diavolo saresti? Dici a me? Io non sono né Goku né Vegeta.
Sono il guerriero che ti eliminerà per sempre. Io non riesco a crederci. Il nome Vegeta, uniti i loro corpi e sono diventati fortissimi. È strano che tu stia perdendo solo un po' di sangue dal naso dopo esserti beccato due dei miei più. Due pugni? Come sei? Me ne hai dato soltanto uno. No, ti sbagli, ero due. Se vieni più vicino te lo faccio vedere a me la paghi, ti voglio! Vabbè, chiudiamo in bellezza. No! Francesco, fortissimo. Vabbè, basta, mi ha rotto le palle, vai. Ciao. Non posso permettergli di farmi questo, non a me, come ha osato. E mi spiace molto per te. Mai perso. Non mi dire che è finita così, però. E infatti. Non poteva essere finita così. E quindi sarà il prossimo episodio, per fortuna, che sarà l'ultimo che concluderà la saga di Dragon Ball GT. E quindi io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto. E se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e un commento. E se ancora non lo siete, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella delle notifiche, così rimanete aggiornati su tutte le prossime uscite. E noi ci vediamo come sempre al prossimo appuntamento qua dal Pellicano. E ciao.